Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con un nuovo episodio delle squadre divertenti da utilizzare MLS. MLS che ha ricevuto l'ultimo, più che subito, ricevuto l'ultimo Team of the Season di quest'anno e io avevo fatto una squadra abbastanza economica per provare un po' questi giocatori che comunque non sono affatto male, adesso cercherò di inserirci piano piano qualche Team of the Season. Iniziamo comunque dal portiere, ho deciso di mettere l'unico portiere oro della MLS, Julio Cesar, nonostante non lo ami particolarmente. Non lo amo perché è alto 1,86 m, quindi di solito li preferisco leggermente più alti. Comunque ottime statistiche, soprattutto i riflessi sono straordinari. Peccato davvero solo per l'altezza, se fosse stato alto più di 1,90 m, Julio Cesar sarebbe stato il miglior portiere del gioco, probabilmente. In ogni caso, ottimo portiere, esiste anche una versione Man of the Match, ma costa davvero tantissimi crediti. Terzino destro, Win, credo che si dica così, se Win. Non lo so come si pronuncia, quindi mi dispiace. 93 di velocità per un terzino, non sono affatto male. Forse vi ricorderete di lui perché l'anno scorso era un difensore centrale, quindi il difensore centrale più veloce del gioco era l'anno scorso. In ogni caso è un ottimo terzino, alto normale di work rates. Grazie alla sua velocità riesce tranquillamente a recuperare la maggior parte degli attaccanti avversari. Costicchia perché costa sui 14.000 crediti, però è un ottimo, ottimo giocatore. I difensori centrali sono probabilmente due tra i migliori difensori del gioco, perché comunque abbiamo Jamison Olave, 1,86 m di altezza, quindi non basso, normale normale di work rates, quindi perfetto per un difensore, e soprattutto buona velocità e buoni valori difensivi. Solitamente si usa Olave in una difesa 3 colombiana con Zapata e Perea, e fidatevi, viene fuori una grandissima squadra, prima o poi arriverà anche uno squad builder colombiano. L'altro suo difensore centrale è Ike Opara. Ike Opara 1,80 m di altezza, quindi anche lui è abbastanza alto, normale alto di work rate, quindi ottimo per un difensore centrale, vuol dire che non sale praticamente mai, e soprattutto ha 86 di velocità come difensore centrale per un bronzo, niente male. La valutazione è sicuramente penalizzata dal tiro, dal passaggio e dal dribbling, che sono veramente scarsini, però per un difensore alla fine serve solo la velocità, il colpo di testa e la difesa. Opara è una sicurezza, quindi provatelo, costicchia anche lui, perché probabilmente la parte più costosa della squadra è la difesa, però fidatevi, non resterete delusi. Terzino sinistro, Clute adesso c'è anche la versione Team of the Season che costa sui 400.000 crediti, quindi decisamente fuori budget, ho preso la versione base. Per 150 crediti, niente male. Abbiamo visto nella squadra araba che comunque i difensori sono bassini, nel campionato americano sono abbastanza alti, perché anche Clute è 1,86 m di altezza per un terzino, abbastanza offensivo, buoni valori tranne il tiro, per 150 crediti davvero davvero regalato. Il più basso alla fine è Win con 1,75 m di altezza, ma gli altri sono tutti superiori al 1,80 m. Centrocampista difensivo centrale. Io ho messo Alonso per un semplice motivo, perché l'avevo trovato e lo volevo provare. Contate che è alto 1,80 m, quindi potrebbe a volte fare qualche fatica sui lanci lunghi, ma è un centrocampista totale, perché guardate, ha ottimi valori difensivi, ha un'ottima velocità e un buon valore comunque nel colpo di testa. Normale alto di work, quindi non salirà mai troppo. Perfetto per essere davanti alla difesa. Volendo, se avete tanti crediti e volete mettere un po' di Team of the Season offensivi, potreste fare un 4-2-3-1 con Alonso e Bradley come mediani davanti alla difesa, e poi scatenarvi con i vari Martins, Donovan, Dempsey, Defoe, Team of the Season, eccetera, eccetera. Gli altri due centrocampisti sono uno Juninho, un Juninho non pernambucano, un altro Juninho, 1,70 m di altezza, quindi non altissimo, però si sa destreggiare bene in tutte le fasi del campo, perché sa fare bene sia la fase offensiva grazie al passaggio, al tiro, alla velocità, sia quella difensiva perché comunque ha 66 di difesa che non sono affatto male. È un ottimo centrocampista. Sinceramente non ho voluto mettere Bradley perché costava davvero troppo, costava sui 5-6 mila crediti la versione base, quindi mi sembrava un po' esagerato. L'altro giocatore è Kleberson, anche lui normale normale di work rates, un giocatore simile per certi versi a Juninho. Ha più dribbling lui perché ha 80 di dribbling, un ottimo valore, ha un buon colpo di testa e anche lui sa fare più o meno tutto a centrocampo. Diciamo che sono dei centrocampisti che non spiccano per una certa caratteristica, quindi magari non sono tipo Pirlo che ha un passaggio straordinario, ma sanno fare più o meno tutto bene.
Il trequartista è Dempsey, adesso arriverà prima o poi la versione Team of the Season perché la voglio assolutamente provare. In ogni caso, un trequartista che è alto 1,85 m, quindi volendo può fare anche la punta. 4 stelle piede debole, quindi potete tirare tranquillamente sia di destro che di sinistro. 41 partite, 8 gol, 10 assist, non sono male, contando che spesso lo sostituivo al primo minuto per provare qualche altro giocatore. Ottime, ottime statistiche. Davvero provati Dempsey perché è un giocatore molto sottovalutato. Mi hanno detto che il long shot della versione Team of the Season è qualcosa di assurdo. Gli attaccanti, il primo attaccante è Martins. Ho deciso di fare un attacco particolare molto veloce. Il primo giocatore è Martins, 1,72 m di altezza, quindi non altissimo. Ha solo 30 anni Martins, pensavo fosse molto più vecchio. 5 stelle piede debole, quindi tirate senza problemi sia di destro che di sinistro. Velocissimo, ottimo dribbling, discreto colpo di testa. Non ho ancora fatto tantissime partite, però per quello che ho già giocato mi è piaciuto. Lasciate stare i gol perché comunque soffre qualche problemino di finalizzazione, però è un giocatore straordinario, soprattutto se lo mettete nel secondo tempo spacca completamente la partita. L'altro giocatore che poi è quello che ho segnato di più in questa squadra è sicuramente Eddie Johnson. Eddie Johnson è normale normale di work rates, ma fidatevi, è ovunque in attacco, quindi sembra più un alto medio o un alto basso addirittura di work rates. 41 partite giocate, 41 gol, 17 assist. Costa 25.000 quando l'avevo preso io, adesso ne costa molti di più, però è un giocatore davvero fantastico. È alto 1,83 m, ma di testa le prende praticamente tutte lui. È velocissimo, molto più dell'85 dimostrato sulla carta. E il tiro davvero non è niente male. È uno dei giocatori più buggati del gioco. Davvero ne vale tanto tanto la pena. Problemi e punti di forza di questa squadra. Punti di forza, forse si potrebbe mettere qualche giocatore un po' più di spessore, con qualche Team of the Season, Man of the Match, eccetera eccetera. Come ho detto, potreste fare un 4-2-3-1 con Alonso Bradley davanti alla difesa. La difesa lasciate questi perché comunque sono i più forti, a meno che non vogliate spendere parecchio per i Team of the Season. Poi potete scatenarvi con i vari Dempsey, magari potreste mettere Dempsey COC come COC esterni, magari un Difo e un Donovan e punta Eddie Johnson. Quindi avete tante possibilità d'attacco, ci sono molti giocatori offensivi, peccato per la poca scelta a centrocampo. Punti deboli che Johnson costicchia. Qualche volta ci sono problemi con il portiere, anche se comunque non è affatto male come magari qualche portiere di altri campionati un pochino più scarsi. E in generale, come ho detto, quindi costicchia Johnson, anche i difensori non costano poco, quindi non è proprio la più economica da fare tra le squadre divertenti da utilizzare, ma è neanche di sicuro la più cara. Certo, se volete metterci Team of the Season potrebbe venire una squadra da 2-3 milioni di crediti tranquillamente. Quindi abbiamo visto l'MLS, io ve la consiglio sicuramente. Con oggi abbiamo concluso, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Noi ci vedremo presto, ciao a tutti.